A Teramo, la giunta comunale ha approvato un progetto predisposto dal comando di polizia locale per partecipare a un nuovo finanziamento denominato Scuole Sicure, di oltre 81.000 euro per l'installazione di ulteriori telecamere OCR di ultimissima generazione. Il progetto, che prevede la fornitura di almeno altre 12 telecamere, va ad implementare le già 47 digitali presenti sul territorio, alla quale si stanno aggiungendo altre 4 telecamere OCR ottenute da un analogo finanziamento e prossime al collaudo. Abbiamo chiesto un contributo ulteriore attraverso il progetto Scuole Sicure al Ministero dell'Interno per implementare nei prossimi 3 anni di altre 12 telecamere, sempre OCR. Questo nell'ambito sempre di una sicurezza attorno alle scuole, nel quale appunto c'è già un primo step fatto con le prime 4 telecamere e vogliamo continuare. Perché appunto vogliamo dare maggiore sicurezza a una città, anche se diciamo, ci sono dei dati confortanti, tant'è che l'ex questore, prima di andare via, l'ha definito Teramo una città tranquilla e sicura. Bisogna dire che queste telecamere sono della tecnologia OCR, non guardano solamente, non registrano, ma riescono anche a leggere le targhe delle macchine, dei veicoli e nel caso in cui queste targhe siano inserite all'interno di blacklist che hanno in dotazione le forze dell'ordine di questa città, quindi anche carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, che tra parentesi hanno firmato con noi in prefettura un protocollo d'intesa appunto per l'utilizzo di questi dati sensibili, scatterà un allert appunto se un veicolo segnalato da queste forze dell'ordine passa in città e immediatamente le forze dell'ordine si attiveranno per cercare di verificare la situazione. Quindi è un'evoluzione della sicurezza in città, la stiamo portando avanti, ripeto, però parliamo sempre di una città sicura, non lo diciamo noi, ma lo dice la Questura di Teramo.